fatichiamo ad esternare i bambini che siamo, che hanno perso credibilità, valore, sicurezza, spazio. Eppure in questo appuntamento di questa sera stiamo dimostrando ancora una volta che grazie al gioco, che è la vita, si può ancora sperare che con lealtà, con una certa complicità, il gioco può diventare magicamente un grande amore, una grande amicizia.